l'hai fatta. Prendi il pugnale. Conficcalo nel centro della cupola. L'esercito di mio padre ha preso il tuo palazzo e ti ha fatta schiava. Cosa? Hai tutte le ragioni per odiarmi. Di che cosa stai parlando? E ora dovrei fidarmi di te. Forza! Non c'è tempo! Yahamarut! Why? Why? Dammi il pugnale! Il pugnale! Non deve prendere il pugnale! Avevo affrontato il nemico. Lo avevo guardato negli occhi e avevo perso tutto. Una tomba. C'eri quasi. Avevi il pugnale in mano. Perché hai esitato? Credi di essere più in gamba degli altri. E invece sei proprio come loro. Come quei soldati. Non sanno fare altro che combattere. Distruggere. Perché mi sono fidata di te? Perché non ti sei fidato di me? Ehi! Scusa. Dove sei? Sono qui. Tienimi la mano. Non mi lasciare. Non dicevo sul serio. No, hai ragione. È stata tutta colpa mia. Desideravo onore e gloria. E guarda dove ci hanno condotto. Sei buono e coraggioso. Se questa è la nostra tomba, perlomeno lo sarà anche del pugnale. E poi siamo insieme. Cos'è stato? Niente. Ma stai tremando. Non amo gli spazi angusti. Ci deve essere un modo per uscire da qui. Quando ero piccola, mia madre mi insegnò una parola magica. Se avessi avuto paura, sarebbe bastato pronunciarla e subito si sarebbe aperta una porta magica. Non l'avevo mai detto a nessuno. Lo credo, è la cosa più infantile che abbia mai sentito. Qual era la parola? Kakolukiam. Kakolukiam? Sei stata tu, vero? Farah? Dove sei? Oh, non è meraviglioso. Non è meraviglioso cosa? Ma dove sei? Come vorrei rimanere qui. Che stai facendo? Ti sto cercando! Farah? Come vorrei rimanere qui. Farah! Ci facciamo un bagno? Di che stai parlando? Ma dove sei? No.
stringimi forte. Non ti vedo! Ma cosa... Beh, qui stiamo cadendo nel ridicolo. Farah? Stringimi forte. Con chi stai parlando? Perché sei così distante? Farah? Riesci a sentirmi? Non vorresti sfiorarmi? Farah? È bellissimo. Forza! Cacolucchia. Forse quella grotta magica era solo un sogno. In tal caso, l'avremmo sognata insieme. Ma io lo so che era reale. Farah. Oh no.